Live Social. Buonasera carissimi amici di Live Social e bentrovati qui come sempre sulle frequenze di Radio Veronica One, solo il meglio. Questa sera per il nostro salotto radiofonico d'eccellenza è qui con noi lo scrittore Maurizio Squini. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie. Sì, Anessia nel vento è il mio quinto romanzo dopo i precedenti Razza Umana e Sole Sottoterra, romanzi che hanno avuto un bel successo grazie ai premi letterari che hanno ricevuto nel corso degli anni. Qui in questo romanzo, Alessia nel vento, il personaggio principale è Emilio, un giovane affetto da una lieve sindrome di Down. Egli è convinto di essere guarito da questa sindrome grazie ai medici che lo hanno seguito durante la prima infanzia e dagli stimoli che i genitori gli hanno trasmesso con la lettura, oltre a un'ottima educazione. Lui pratica la boxe dopo che ha ricevuto le istruzioni per fare questo sport, che lui lo mette anche in atto quando diventa una persona dimostrando la propria irascibilità, e sogna persino di poter conquistare un giorno una ragazza. A un certo punto nella storia entra di scena Alessia, una splendida ragazza misteriosa. I due si incontrano a causa di un piccolo incidente e da lì nasce un'assurda amicizia, finché un giorno la ragazza propone al giovane di poterla brevemente ospitare. Lui, Emilio, accetta a malincuore e fin dall'inizio si rendono conto di essere due persone completamente opposte a loro. Alessia non possiede nulla, infatti Emilio si accorge che la ragazza possiede pochissimi indumenti, tra cui dell'intimo militare. Inoltre la ragazza farà dei misteriosi brevi viaggi ogni venerdì, portando con sé alcune assurde e strane mappe. Io ti chiederei, appunto, visto che fai lo scrittore, come è cambiata la tua vita da quando hai intrapreso questa avventura? Ma sinceramente è migliorata, ma anche peggiorata. È migliorata nel senso che grazie ai premi letterari, da quando sono entrato a far parte in questo mondo che non mi aspettavo mai di conoscere, diciamo che ho girato un po' l'Italia a raccogliere riconoscimenti, a farmi conoscere, ho conosciuto anche tanta gente fantastica. Nel lato peggiore è che lo scrittore è un lavoro difficile, porta via molto tempo, io non vivo di questo e quindi trascorro notti intere anche a scrivere, a confrontarmi, in più devo anche pubblicizzarmi per rendere al mio editore. Diciamo, parliamo un pochettino anche del periodo che abbiamo vissuto, diciamo, il problema del Covid ha influenzato in qualche modo anche il mondo editoriale? Ma sì e no, in parte. Il mio romanzo è stato pubblicato a fine febbraio, infatti avevo trovato questo gruppo editoriale Alter Ego che aveva deciso di investire nel mio romanzo, cosa divenuta molto difficile di questi ultimi tempi, ma grazie all'era di internet tutto è più facile, perché, un po' più vicino. Esatto, perché il nostro editore, l'editore Dialoghi Edizioni, ha in vendita il libro sul sito web a un prezzo speciale, evitando tutta la filiera che ne intersegue a partire dal distributore e il libraio, e tramite ordine in 24 ore lo si ritrova nella cassetta delle lettere. Fantastico, allora noi ti ringraziamo tantissimo per essere venuto qua questa sera. Va bene, vi aspetto. Live Social.